La quarta amichevole del prestagione grigio-rosso si chiude con la vittoria della Cremonese 3-2 contro la Giana. Siamo con il mister della Cremo, Massimo Rastelli. Un giudizio su questa partita, durante la quale, complice l'assenza di Clayton nel primo tempo, ha fatto anche qualche esperimento, insomma, adottando un sistema di gioco non ha adottato nelle precedenti amichevoli, il 4-3-1-2, poi è passato al 3-5-2 nella ripresa. Sì, era la partita di fine ritiro, quindi sono quelle partite molto insidiose, perché arrivi comunque stanco fisicamente, mentalmente, affronti squadre di categoria inferiore che danno l'anima, quindi mi aspettavo le difficoltà del primo tempo, a maggior ragione quando poi, vista l'assenza di Clayton, per avere un po' di alternative nella ripresa ho preferito iniziare con una difesa a 4, anche per provare delle soluzioni che in campionato o in qualche gara o a partita in corso ci possono venire utili, quindi volevo prendere delle indicazioni. È normale che la manovra è stata molto poco precisa, meno fluida che nelle altre gare, mentre nella ripresa, quando ci siamo risistemati come sempre, la squadra ha ritrovato velocità, giocate, abbiamo ribaltato una partita che, insomma, per le tante occasioni che abbiamo avuto, era un peccato perderla. Ha citato più volte Clayton, le chiedo come sta e poi le chiedo un bilancio del ritiro di Molveno, visto che oggi si è chiuso e la squadra sarà a riposo per 2 giorni prima di riprendere martedì a Cremona gli allenamenti. No, la cosa positiva è che ci siamo allenati tutti al massimo, abbiamo portato tutti a fine ritiro senza particolari problemi. Clayton l'ho tenuto precauzionalmente fermo solo per una contusione che ha avuto nella gara col Napoli, quindi per evitare problemi era meglio tenerlo a riposo oggi, quindi sarà completamente a disposizione martedì. Però abbiamo fatto il ritiro che dovevamo fare, abbiamo lavorato in maniera intelligente, con grande impegno, grande dedizione da parte dei ragazzi. Ci riposiamo 2 giorni e da martedì ripartiamo.